Amici di Unibet, è un'edizione questa del 2016 sempre più bagnata dalla pioggia, un Open di Francia che ha visto annullare l'intera giornata di lunedì. Aveva ragione il direttore del torneo Guy Forget, insomma, a scusarsi quasi con spettatori, telespettatori, se vogliamo anche sponsor e gli stessi giocatori per la mancanza di un tetto almeno sul campo centrale, ma fino al 2020 almeno. Non ce ne sarà la possibilità, e così sessione doppia per martedì. Si finiranno gli ottavi di finale che non si sono conclusi lunedì, più i primi quarti di finale. Questo ci regala un programma più ricco, più intenso, tra cui il match clou, quello tra Richard Gasquet e Andy Murray. Murray favorito ancora di più dalle condizioni perché campo più pesante, palle più lente, serve ancora più fisico. Sicuramente lui ha più fisico di Gasquet, che avrebbe preferito giocare in condizioni più rapide. Infatti la sua quota è salita sopra i 3 punti. Gasquet in grandissimo spolvero, in grandissima forma, ma credo che pagherà dal punto di vista fisico un match contro Murray che si presume comunque duri tanto con scambi molto lottati. Stesso discorso Berdych contro Ferrer. Berdych sarebbe stato più favorito se si fosse giocato col sole, quindi con palle più veloci, campi più rapidi. In queste condizioni la difesa di Ferrer sicuramente ne viene avvantaggiata. Anche i bookmaker di Unibet infatti danno favorito Ferrer con Berdych offerto a oltre quota 2. Per quanto riguarda il campo femminile, le due sorelle Williams, strafavorita ovviamente Serena anche per la vittoria dell'intero torneo, c'è Venus Williams, affronta la Bakinski. È data quasi a 3 la sua vittoria e la ritengo piuttosto difficile perché la Bakinski è un muro. La Kinski è una giocatrice che soprattutto di rovescio fa molto male, ma comunque sbaglia pochissimo, corre tanto. Anche lei in queste condizioni dovrebbe avere la meglio, essere facilitata contro una giocatrice come Venus, che invece gioca sostanzialmente piatto, quindi non viene avvantaggiata dalle palle e dal campo più pesante. Poi, tornando invece in campo maschile, ci sono altri match interessanti. C'è il lucky loser, il perdente fortunato, quel Granollers che alla fine si ritrova lì negli ottavi di finale al posto di Rafa Nadal, affronta quello che è diventato il più grande outsider di questo torneo, Dominic Thiem, che dovrebbe sbarazzarsi abbastanza facilmente dello spagnolo. Questa è una di quelle scommesse su cui si può giocare anche sull'handicap e soprattutto sul set betting. Un 3-7-0 netto per Thiem sarebbe la nostra scelta. Comunque la pioggia, sperando che almeno nella giornata di martedì ci lasci un pochino in pace, ci regala una giornata ancora più ricca di match, speriamo ancora più ricca di emozioni, come dice l'hashtag di Unibet, puoi scommetterci.